Aiutare i bambini è un atto di fede, non ignorarli. Aiutare i bambini è un atto di fede, non ignorarli. Questo è il messaggio dello spot contro la pedofilia presentato in anteprima nazionale a Palazzo degli Elefanti. Lo spot è stato realizzato in occasione della 17ª giornata dei bambini vittime della violenza, dello sfruttamento e dell'indifferenza contro la pedofilia, da artisti catanesi che si sono uniti per appoggiare padre Fortunato Di Noto, presidente dell'associazione Meter, nella sua campagna contro la pedofilia. Solo coralmente si può iniziare a contrastare un fenomeno così abietto che possono essere gli abusi, i maltrattamenti, le indifferenze che sovrastano la nostra infanzia e tutti i bambini, non soltanto siciliani ma anche italiani e mondiali. Il fenomeno dei maltrattamenti e gli abusi lo sappiamo tutti, lo ripetiamo ancora, è un fenomeno drammatico, un fenomeno strisciante, trasversale, un fenomeno che ancora oggi, nonostante tutto, gli impegni istituzionali e non, ancora sono presenti. Basta citare l'ultimo caso di questa bambina iraniana che è stata trovata nell'immondizia dopo essere stata stuprata e poi uccisa. Questa è la dimostrazione di come il mondo adulto non considera la dignità dei bambini con rispetto e con attenzione. La giornata bambini vittime è giunta al 17° anno, è la dimostrazione di come dalla Sicilia è partita un'azione profondissima, non solo di sensibilizzazione ma anche di contrasto al fenomeno. Lei segue tantissimi casi ogni anno, quando le arriva un caso di un bambino maltrattato o abusato e si scopre che è un prete che commette questi atti, quanta la rabbia che monta in lei? Ma devo essere onesto, la rabbia è uguale che possa essere un prete, possa essere un padre, una madre, uno zio, un nonno. Il problema non è la categoria sociale, il problema è l'uomo che arriva a fare questi atti, soprattutto nei confronti di innocenti, di bambini. Teniamo conto che la pedofilia si nutre e si cannibalizza nell'età tra 0 e 12 anni, questa è la cosa più importante. Poi ci sono altri tipi di violenze che accadono ai minori, però la rabbia è molta, però la speranza è un'altra, cioè se qualcuno si volge a Meter e trova una porta aperta, allora noi non solo le accogliamo ma le accompagniamo. Abbiamo noi bambini che 20 anni fa si sono rivolti a noi e oggi sono diventati professionisti che operano in questo settore. L'attrice protagonista è Fioretta Mari, interpreta la donna amorevole che accoglie sotto il suo manto protettivo la piccola Aurora all'interno della chiesa dove la bimba, inseguita per strada da uno sconosciuto, cerca e trova rifugio.